Iniziamo la nostra nuova avventura. Allora, vediamo un po'. Fabrizio Dav 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie per l'hosting e benvenuti. A breve partiamo. Un po' di pazienza. Fabrizio Dav 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, direi che mi sembra... 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Allora, io direi che possiamo anche partire. Allora, quindi la prima cosa che dovrò fare è acquistare la farm qui. Ovviamente, utilizzerò la mod... quella lì del silos, quella in legno che trovate nel mod hub. Quindi innanzitutto acquistiamo il terreno. E inizieremo poi nella fase successiva, cercheremo di iniziare la produzione di torte. Quindi avremo bisogno della stalla, del pollaio e ovviamente della produzione dello zucchero. E ovviamente, beh, anche il mulino. Quindi andremo ad acquistare il mulino all'interno del paese. Qui metteremo lo zuccherificio. Allora, detto questo, iniziamo ad acquistare il terreno. Allora, il terreno l'abbiamo acquistato. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo acquistare la trebbia. La mietitrebbia. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale durante la fase di offline. Allora, detto questo, vediamo un po'. Allora, siccome io devo investire principalmente sul macchinario, quello lì per barbabietole da zucchero, allora questo potrebbe andare bene. Lo prendiamo al John Deere, questo. Questo abbiamo detto è 10.570 litri. Allora, io direi arrivato a sto punto di... Allora, questa qui combinazione, abbiamo detto lama da 8 metri e mezzo. Ok. Sì, direi che... Allora, un attimo perché ho scaricato una mod. Questo invece è lama da 10 metri, ok. Vabbè, per il momento quindi 10 metri e 10 metri, 3,75 un po' troppo. 2,85, questo abbiamo detto la lama da 7 metri e 6, 7 metri e mezzo. E questo invece la minima è 7 metri e mezzo. Allora, quindi direi di questo è 10.570, 10.000. Allora direi di prendere questo GPS, ovviamente. Allora, aspettate un momento che mi sono dimenticato di fare una cosa. Partiamo in multiplayer sperando che non crashi il gioco. Ok, è crashato. Un attimo solo. Un attimo solo. Ecco qua. Crea una partita. Come sempre vi ricordo che la partita è aperta ai follower del canale,
prima di entrare in gioco, se avete un nome, un nickname diverso dal vostro nickname di gioco, differente da quello qui in farming, vi chiedo la gentilezza di scrivermi il nickname, come si chiama. Allora, unisci alla fattoria. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo acquistare la trebbia. Allora, questo 9.000. Ok, abbiamo detto che stiamo prendendo la John Deere, quindi prendiamo il John Deere, poi dobbiamo prendere la lama. Poi ci occorre un trattore. Allora, 175-190. Allora. Questo non sarebbe male. Vediamo un po' se troviamo qualcos'altro di interesse. Ah, sì, giusto. Allora, questo qua. Ecco qua. Allora. Ecco qua. Voilà. Poi mettiamo lo style più potente. Ovviamente ok, così potremo farci un po' di lavori su questo qua e con questo trattore. Vediamo un po' ruote strette. Ok, perfetto, quindi mettiamo pneumatici con le pesi con le ruote. Perfetto, speso 161.000 euro. Ok, ora mi serve un cassone. Mi serve il cassone. Allora, il cassone. Questo è 22 millilitri. E questo è 24.000. 22.000. Sei, 34. Questo c'è, se non mi sbaglio, il pannello che lo spinge dietro. Quindi un po'. Ah, questo è quello che c'ha lo spanci con cime. Ok, questo è quello che avevo consigliato. Ne avevo parlato con qualche amico streamer in live, ora non ricordo quando. Allora, credo di aver preso tutto. Ah, poi ovviamente ora dobbiamo posizionare il silos. E naturalmente il silos, come vi ho accennato, ce n'è uno nel mod hub multifruit. Non installerò questo qui perché è ingombrante, ma ne metterò un altro che ho visto anche in altre live. L'ho usata anche Miticaccio e quindi Miticaccio insieme a Kaiman e tutti gli altri amici streamer sono, come si dice in gergo, un nome e una garanzia. Quindi, essendo anche poco ingombrante, lo andremo ad acquistare anche noi. Ecco qua, almeno avremo un minore ingombro. Là. Allora, detto questo, adesso andiamo subito a recuperare. La nostra attrezzatura e cominciamo a lavorare sui campi. Prendo un attimo lo scorciatoio qua. Ok,
Stiamo testando l'affidabilità degli ammortizzatori, le sospensioni del nostro approfitto come sempre per ringraziare tutti coloro che si iscrivono sia con il canale quando sono offline, perché in qualche modo mettono la propria fiducia, insomma, sulla base delle repliche. Quindi mi auguro come sempre di essere all'altezza delle vostre aspettative. E allora, detto questo, scusate, eccoci qua. Allora, attiviamo GPS, quindi Alt C, attiva GPS, Ctrl S, abbiniamo tutto questo, ci avviciniamo al campo. Allora, iniziamo prima a trebbiare un pochettino. Ecco qua. Adesso così ci tracciamo. Ci mettiamo un po' più con la lama, ecco qua, così. Allora, abbassiamo, quindi abbiamo detto CTRL S, andiamo qui, imposta A, andiamo dritto, ci fermiamo, CTRL S, imposta B, e adesso abbiamo impostato la nostra traiettoria di lavoro. Dopodiché Alt X e con il tasto numero 3 facciamo fare tutto al GPS. Ah, una cosa che devo fare, devo recuperare anche la pagina, giusto. Ovviamente devo acquistare il cassone per raccogliere la paglia. E vediamo pure se è periodo quel che riguarda la piantatura di barbabietole. L'unica pecca di questo mezzo è che un angolo di sterzata un po' ridotto e qua ci dà filo da torcere. Allora, XB, passiamo. Ritorniamo indietro. Passiamo, CTRL X e vai. No, devo cambiare abbigliamento perché siamo ad agosto. Altrimenti così faccio la sauna. Perfetto, senza volerlo abbiamo anche l'avena. Nell'avena produce molta più farina. Allora andiamo nel guardaroba e mettiamo qualcosa di estivo. Ovviamente sempre con il casco. Allora, vediamo un po' cosa ci offre di estivo.
Allora, il colore si può cambiare? No, ok, allora rimettiamo il casco perché se ci sta il casco, eccolo qua, il casco rosso, seleziona colore, eccolo qua. Ok, ma le scarpe queste sono pesanti d'estate, quindi si possono? No, non si possono colorare. C'è del rosso qui. Queste qua. Ho capito. Adesso siamo in una tenuta molto più decente. Poi quando andiamo al mulino lo andremo a acquistare. Acquisteremo prima il mulino e poi, una volta prodotta la farina, poi andremo ad acquistare anche il forno. Ovviamente con la farina di soia si produce molto, con la pianta di soia, ecco, si produce un quantitativo molto, un volume maggiore di farina, quindi andremo principalmente a seminare soia appena possibile perché ci produce molta più farina, cioè, a parità di quantitativo, produce molta più farina la soia, mentre invece frumento ed orzo lo utilizzeremo per le galline, quindi per il pollaio. Diciamo che nell'ultimo periodo ho iniziato a cambiare un po' di, chiamiamola così, strategia di gioco. Perché appunto ho capito un po' i meccanismi del gioco, quindi ecco che adesso posso un attimino essere un po' più rapido dal punto di vista decisionale. Questa serie ovviamente è prettamente per PC, quindi ecco qua, abbiamo aggiornato il titolo. OK, perfetto. Mi sono dimenticato di dirlo, ecco, di scriverlo nel titolo. Ho deciso di iniziare a iniziare tutto in multiplayer proprio per far sì che ognuno possa dare il proprio contributo. L'importante è essere persone educate, non sboccate, rispettosa, una persona rispettosa non solo del sottoscritto ma anche in generale degli altri streamer. Amici o non amici streamer. Allora, adesso abbiamo fatto 5 passate. E
E infatti appena si toglierà la scritta tab logistica 1 Twitch, quel numeretto che vedete in alto nella parte alta del GPS, quelli sono i numeri di passate, numeri di linee effettuate dal mezzo. Quindi in questo caso leggerete meno 6, trattino 6, significa che abbiamo fatto 6 linee. Dovrebbe essere così. Ecco qua. Quando ci allineiamo al campo, il GPS cambia lo stato e ci avvisa che siamo per iniziare la sesta riga. Cercheremo poi in una fase successiva di acquistare questi 5 terreni intorno alla farm. Ci permetteranno, almeno per l'inizio, di poter effettuare piccoli lavoretti o piccole lavorazioni. Poi vedremo successivamente se potremmo permetterci attrezzature molto più grandi. Ale, carissimo, buongiorno. Grazie. Si fa quel che si può. Diciamo che sto iniziando da zero questa avventura, come ho scritto nel titolo, e quindi ovviamente sono in fase di progettazione, e quindi è per questo che mi vedi parecchio concentrato. Com'è andata ieri? E poi un po' di lives qua, fatto un po' di saltello, un po' di qua, un po' di là. Quindi tu pure tu ti stai riorganizzando. Pensa che io ieri, mentre guardavo le live di voi amici streamers, come dicono quelli che parlano bene, mi stavo appunto organizzando per ricominciare sta mappa qua. Infatti, dopo più di 300 ore di gioco, ho capito che adesso posso anche iniziare la produzione direttamente. Mo mi sono venendo e mi sono organizzato bene, diciamo così, dal punto di vista organizzazione du lavoro. Diciamo che più che mappettina tattica, qua toccherà andare a vedere dove posizionare alcune le stalle, queste cose qua, quindi man mano, diciamo che ci si organizzerà e si sfrutteranno al meglio i campi, non piazzandoci come ho fatto precedentemente, che ho preso dei campi e ci ho piazzato come si chiama, le produzioni. Se esce la Bergman anche per il 22, terminiamo tutte e due le mappe normali. Allora, Off Bergman è bella complicata, l'amico la zappa storta. Infatti lui e Jason Farm l'hanno portata anche sul 19. Eh sì, il 22 sicuramente c'ha tante sfaccettature differenti rispetto al classico 19. Poi per il fatto che qua comunque si è anche vincolato a seminare, piantare,
seconda, diciamo così, le stagioni. Comunque rallenta parecchio il gioco, però poi ovviamente in fase di preparazione di una mappa dove anche disabilitare la semina stagionale, quindi poi ti prepari i campi a tuo piacimento, ecco, e poi dopo. Però ovviamente la fase di crescita poi non ho ancora provato, quindi probabilmente la fase di crescita potrebbe avere una fase di rallentamento, diciamo così. Mi aspetto quella per cambiare carriera, ma per farla difficile, che mo per il momento sto andando su facile perché devo un attimino avviare l'azienda. Poi una volta avviata l'azienda con le produzioni metto su difficile. Ah, la Hoffberg, vabbè. Quindi praticamente ti trasferirai sulla Hoffberg. Ja, wunderbar. Hoffberg, wunderbar. Sulla mappa wunderbar. Wunderbar, ja. Allora, io qua direi di aprire il tubo. Apro tubo, compa. Come dice il mitico Luke. Andiamo a prendere il tratturiello qua. Il tratturiello che non ha bisogno di carburante, almeno per il momento. All'Hofberg, magari ci ho provato sulla vecchia mappa, cioè sul 19, ed ho notato che bella impegnativa. Infatti le mappe a cui ho giocato delle mod è stata la Tuscan Land, là quella da Toscana, e Toscana e basta, sì, quella più o meno era. Chissà se sarebbe bello se si potesse convertire anche una mappa così solo per un salvataggio, va, diciamo così, che dal 19 possa funzionare sul 22. Che ha fatto? Sai, il fatto che comunque recuperi dei salvataggi, magari poi seppure non tutte le mod le puoi usare, almeno sai. Una cosa generale ce l'hai, insomma, ti trovi più o meno la mappa, la farm che ti piaceva, solo che magari devi fare altro. Comunque, e mo ci divertiamo qua. Allora, ho fatto questo, devo andare a comprare il mulino per grano e devo iniziare a produrre farina. Comunque non so se ci hai fatto caso, la farina di avena qua produce molto più. L'avena produce molto più farina, a parità di materiale utilizzata, ecco. Si fa mai staccare un attimo la chat vocale, tanto per il momento non c'è nessuno qua. Ecco qua. Comunque Ale, se tu, non so se tu l'hai mai usata la mod GPS, te la consiglio, perché ti aiuta tantissimo a lavorare sui campi, soprattutto quando devi seminare. Ti fa fare il lavoro preciso, ti fa il calcolo e poi c'è pure la guida assistita. Infatti adesso sto utilizzando la guida assistita del GPS. Ok, allora riattivo di nuovo la chat vocale. Ecco qua, così possiamo comunicare tranquillamente, tranquillamente, tranquillamente.
ha fatto? Si è fermato. Ok, bella. Sono solo del PC, Ale, pensa tu sei su PC. È scritto nel titolo sperando che... Devi scaricare le mod, vai in informazioni. Quando non ti fa cliccare su avvia inizia, la prima cosa che devi fare devi guardare nelle informazioni. È la primissima cosa. È l'unico tasto, l'unica funzione fra l'altro che è disponibile. Allora, qua. Stacchiamo il GPS, quindi Alt C, perfetto. E mandiamo anche subito subito il trattore al mulino. E vediamo anche se riusciamo a iniziare a fare anche a sfruttare anche un po', vabbè, ad usufruire, ecco, termine più adatto, ad usufruire di tutto ciò che al momento ci offre la mappa. Non credo, fammi controllare. Allora, vediamo un attimo. Non credo di aver fatto. Allora, facciamo così, mo salvo e riavvio la partita. Devi, una volta scaricate tutte le mod, poi devi uscire dal gioco e rientrare un'altra volta. Se non vai così non ti convalida le mod scaricate. Purtroppo non è come il 19 che uscivi dalla schermata e rientravi e ti riavviava lui da solo il gioco. Quindi multiplayer. Ok. Devi scaricare tutte le mod. Allora, se sei su console al momento... Sei su console, Ale? Domanda. Questa è prettamente per PC, sta mappa. Ah, e allora devi... Vedi che adesso dovresti trovare... La partita è quella, Double Logistica 1, Twitch. Non so se sei riuscito a trovarla. Vedi che mo fra poco dovresti riuscire a trovarla. Non ho messo le restrizioni, quindi se vedi che non funziona, riavvia il gioco che l'ho messa proprio liscia liscia. Che stanno dando problemi l'altra volta i server questi qua di farming, ma anche se non grido, però tutto è possibile. Caparocero.
Direbbe il grande dono. Stavolta iniziamo l'avventura con maggior convinzione qua. Il carrello questo non si alza qui. È ottimo. Allora, iniziamo la produzione. Allora, perfetta vena. Perfetta, allora ti mancava. Ecco qua, vedi quello che vi dicevo prima, con 150 chilolitri di avena noi produrremo 188 litri di farina. Ecco appunto quello che diceva l'amico la zappa storta, è correttissimo. Quindi noi andiamo a produrre tanta farina di avena. Allora, fermate, vedete un attimo una cosa. Allora, questo... Ah sì, questo produce farina, ok. Ottima la scelta di questo carro qui perché può essere anche utilizzato come spargiletame, quindi abbiamo pagato, se non ricordo male, 44.000 euro, però alla fine ce le ritroviamo. Poi infatti di uso. Allora, poi no, questo che devo dire? Andiamo a produrre il burro, ovviamente. Il burro, chi lo produce? Il caseificio, credo. Allora, vediamo un po' i contratti. Mietitura. Sì, direi di fare i contratti di mietitura qua. Ce li facciamo tutti. I campi più piccoli li facciamo con l'attrezzatura nostra, anzi quasi quasi. Facciamo tutto. Le fromage de la lune, il formaggio della luna, come c'è scritto lì. Ah, ma io non ho guardato nell'usato, nel mercato dell'usato cosa c'è, cosa bolle in pentola a proposito. Vediamo un attimo una cosa. Ok, perfetto. Spicca molto in lontananza il silos bianco, decisamente molto meglio rispetto ai multifrutto quello grosso. Ok, dai, vai tranquillo, tanto io proprio oggi pomeriggio vado in live proprio con farming, quindi per oggi pomeriggio mi finisco di lavorare questa mappa qua. Quindi non ti preoccupare, quando tanto poi ci stiamo tranquillamente. O qua o su qualche altra mappa, non ci sono problemi, carissimo Lorenzo. Ah, perfetto. Ok, dai, allora mo mi organizzo. Allora, Steyr 270 cavalli. Allora, l'aratro ne richiede. Bella domanda, guagliù. Allora, mi pare che arieggiatore. No, non è Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. arieggiatore. Ebbene, ui, Gippo! Gippen Wunderbach. Buongiorno, carissimo. Ale, sempre dalle 15.30
per un'oretta più o meno, un'oretta e mezza. Quindi calcola che dalle 3:30 in poi mi trovo in Lives. Bonjour, bonjour, bonjour. Al mitico Jeepen Wunderbar. Ja. Allora, 300, mamma lo campo, 320 cavalli. Vuoi quando non vinci più di lavorare sul campo? Un trattore grande no, no. Erbace, ah, calci viveri, so che allora forse me la cavo con un... sì, poi dopo però mi occorre un mezzo più grande. Ok. Devo portare la gassoneria, quale porto? La zappa storta. Ah, oh, quasi quasi prenderei al 270 cavalli. 270 cavalli, 180, 4 metri, 5 metri. 5 metri. Sì, si può fare. Al momento iniziamo così. Ah, ovviamente serve anche il contrappeso. Devi farmene anche una me. Vabbè, ma io non è che so. Non è che so. Bravissima la caviccia, ma diciamo così. Non sono bravissimo. Ce ne sono veramente altri molto molto più bravi di me. Era fende quello. Lo mettiamo normale. Ecco qua. Andiamo a prendere l'attrezzo. Ah, ovviamente qua devo prendere anche il carrello. Carrello raccoglitore, sì. Lo prendo l'impallatrice. Questo è il momento di decidere. Allora, ma io per quello che faccio io qua è proprio il minimo. Allora, con questo posso fare le balle da 180, ok. Quindi balle, rotonde. Avevo scaricato una mod che era un autoload. Pare questo. Questo è autoload, se mi ci faccio. Allora, nel dubbio, quanto costa? 17,550. Ok, vediamo un po'. Ah, autoload, ottimo, ottimo, perfetto. Ecco qua, ottimo, perfetto. Meccanismo di messa. Standard, OK. Perfetto, allora, iniziamo a raccogliere. Ah, non ti preoccupare, scusami, Ale. Diciamo che non sempre ho quella fantasia di mettermi lì e farli in live. Diciamo che solitamente lo faccio off camera, ecco, però io vorrei che tra 5 minuti che mi scarica. vabbè. Il tempo scorre molto velocemente. Allora, mo metto il peso davanti. Così evita di scordarmi come ho fatto l'altro scorso. Oppla. Allora, andiamo a fare subito le balle.
Perfetto. Stamattina facciamo. Ah, devo cambiare anche. Allora, dimensioni 180, perfetto. Così avremo giusto giusto, penso, una o forse due palle di paglia. Ma qua ci dobbiamo gestire tutto qua su quei piccoli campetti. Dobbiamo prendere piccole porzioni di terreno e posizionare. Ovviamente ho già visto dove posizionare lo zuccherificio, e sarà su quest'angolo qua. Ora non ricordo se sono da 5.000 litri oppure da 6.000. Comunque, già tanto che me ne sono scaricati, ci sono. Ah, ci sono. Ah, sei brutto. Ho preso, diciamo, quelle mod che più possono servire. Oh, però guarda come va bene questo stagger. Power Ranger. Si salta la fila. E si va. Io non mi annoio, io non che non mi annoio, non mi annoio. Ah, 10. Azzo! 11.000 litri, faccia miseria, ottimo! Questo va bene per mettere, per creare la lettiera alle vacche, alle mucche, ottimo. Questo Magnum Steyr barra altro, ottimo. Quello stretto si comporta veramente molto molto bene. Ale assole ale. Mister Gippen prossimamente avrà anche lui Sound Alert. Non vi posso dire quale sarà la musica che accompagnerà il suo ingresso. Su, perché per G-Pen, Mr. G-Pen, le cose bisogna farle per bene, altrimenti non è bundabala. Ah, gli ha lasciato un baffetto di paglia là a bordo cambio. Comunque ottima scelta questa dell'imballatrice da 180 qua. Queste qui 10.000 litri, voglio riempire stallo e mucche. Poi studieremo anche la posizione di stallo e mucche.
Stalletta di mucche, dove siete? La paglia. Camilla. 10 e 5, ottimo. Ah, 11.000. Allora il pro di contro di un'imballatrice circolare. Allora il pro è che avete balle, diciamo, anche più o meno comode da prendere. Mentre invece il contro è che praticamente bisogna fermarsi un po' più spesso per scaricare le balle, però alla fine diciamo che l'imballatrice, queste qui costano relativamente poco rispetto a quelle che fanno le balle quadrate, e quindi di conseguenza c'è un risparmio. E secondo me, sai che l'ho fatto io, e quindi io personalmente, se dovessi consigliarvi un'imballatrice per quando avete appena avviato la vostra piccola azienda, che vi consiglio questa Q1, quelle lì che vi permettono ovviamente di poter, quasi raccolto, ecco. Si riesce a finirla. I residui di lavorazione, porto campo, non è che mi cacciano tanto. Vediamo se il retro prende. Queste qui ovviamente le utilizzeremo per produrre paglia nelle lettiere, ma penso che qualcuna la utilizzerà anche per creare la razione mista. Ovviamente produrre latte e produrre liquame e concime, insomma, si fa l'utile e il dilettevole. È ottima l'idea anche di mettere il contrappeso da una tonnellata avanti. Ok, Pale, grazie ancora per essere passato a Salutation nella Dives. Oppola, ne facciamo l'acrobazia. E allora salutiamo il mitico Aleasso Ale Ale, Aleasso Ale Ale, che va a fare carica a Pappatorio, che si va a fare una bella magnata. Come si dice in every part of the Italy. La paglia non si spreca. Quindi oggi doppio appuntamento con farming su questa farm qua soprattutto. E quindi questa farm sarà prettamente per PC, e poi ovviamente domani ci saranno le farm anche per console domani mattina. Nel pomeriggio invece saremo impegnati con House Flipper, un altro di quei giochi che fanno perdere la testa per
per chi non lo conoscesse, House Flipper in pratica è un gioco dove acquistate le case che sono più o meno messe male e poi una volta aggiustate, restaurate, ristrutturate, poi le si rivende e ovviamente lo scopo del gioco è quello appunto di recuperare le paparelles, gli Everons, come dice il mitico Macho Kings. Sembra di aver raccolto tutto, giusto? Credo di sì. Allora, questo mi sa che è rilasciare, non lo fa rilasciare. Ok, adesso andiamo a prendere. Aleggi, sei tu? Sei tu, mi scrivi in chat gentilmente? Ragazzi, prima di entrare in partita. Perfetto, ok. Prima di entrare in partita, ovviamente, avvisatemi sempre. Magari mi scrivete in privato il nickname del vostro account. Così. E vi chiedo la gentilezza di utilizzare la chat vocale del gioco. Così magari riusciamo anche a comunicare in maniera veloce e in tempo reale. Vedi che devi fare, entra nella farm. Vediamo se è entrato. Mi sembra di no. Ah, ci sta, ecco qua. Allora, gestisci i contratti. Allora, abbiamo raccolto la paglia. Oppa, questo. Con questo. Tranquillo, tranquillo. Take your time. Allora, adesso andiamo a recuperare. Eccolo lì. Eccolo. Bella frate. Si è fermata la macchina qua dietro. Vado a recuperare un attimo il carrellone. Aspetta, mi fa qua, altrimenti questi si impazientiscono. No, non ti sento. Vedi che devi andare nel menu del gioco e devi attivare la chat vocale. Allora, mo ti faccio vedere dov'è. Dove c'è la rotellina? Qua. Attività vocale significa che ogni volta che parli funziona il microfono. Tempo da recuperare un attimo il carrellone. Vedi volume, ma hai abilitato il microfono da Windows per caso? L'hai staccato?
delle impostazioni del pannello di controllo, se l'hai schiacciato bene, che se ti funziona, se ti funziona e ti funzionava con altro. Vedi se per caso c'hai il microfono con le cuffie messo, lo spinotto delle cuffie nel microfono e viceversa. Tante volte è capitato pure a me di fare questa gaffes. Ponge. Allora, vediamo un po' il menu. Allora, posizione operativa attiva. Ok. Quindi è così. Dovrebbe essere qui, dovrebbe essere in posizione operativa. Quindi significa che io appena mi avvicino alle palle dovrebbe anche cominciare a funzionare. Hello, hello, hello. Hello, my friend, my friend. Senti? Ah, che onore avere il mitico Lorenzo in live, mamma mia. Ciao Ale, scherzi a parte. Finalmente, bentornati in Pronto, Lives. pronto? Pronto, pronto. Mi senti? Dovresti sentirmi adesso. Eh sì, ti sento. Allora, vediamo un po' il volume della chat. Allora, volume chat 100%. Ok. E lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E lo so che non sono solo. Vedi, poi dici che non è così. Cioè, poi quando poi gli altri amici verranno in live oggi pomeriggio diranno: ma com'è? The Dub ha avuto una guest star, c'era il famoso doppiatore di Lorenzo Cherubini. Oh, non male sta mod. Il carrellone autocaricante. Sei arrivato. Vai, sa, fai un saltino pure tu. Vedi come funziona sto carrellone. Provision. Ok, alla fine su questo campetto qua Vado ci ho a fatto. mangiare. Oh K, dai, buona carica pappatoria. E ci becchiamo più tardi. Molto in ritardo la chat tra il gioco e Eh sì, Discord. ma infatti perciò ho detto di utilizzare la chat vocale direttamente del gioco, perché così almeno si riduce il ritardo fra l'input e l'output. Posizione di trasporto OK, ma cinghie, niente qua. No, questi mi cadono. Niente cinghie. Ma però Dai, ci vediamo dopo, grazie di tutto. OK, Ciao grazie a ciao. te, ciao. Allora, mo ci vediamo un attimino dove posizionare il mezzo qua. Allora, intanto salviamo la partita. Allora, andiamo a vedere un po' l'usato. Abbiamo detto niente. OK, costruzione. Allora, abbiamo detto fabbrica dello zucchero. Caseificio no. Grano per grano, per il momento abbiamo acquistato. Ecco qua. Allora, com'è che l'ho messa la volta scorsa? Così mi sa. Ok, quindi
Allora quasi quasi lo metterei più o meno qua. Così possiamo anche lavorare dietro qua e possiamo sfruttare ancora il campo. Allora, creiamo la pavimentazione. Allora, progettazione, vernice, allora, mi pare che asfalto. Sì, dovrebbe essere asfalto. Allora, iniziamo quest'opera di ingegneria qua. Mezzo ingegneria. Allora, questo. Ma qua si deve allungare un bel po'. Che io qua allora potrei forse allungarlo un pochettino qua, un po' più qua, vediamo un po'. Allora, eh sì, si può fare. Allora, progettazione, poi vernice, asfalto. Allora, così. Allora qua l'ingresso lo facciamo come serpetta qua. Allora, riduce ancora. Stessa cosa di qua. Anzi, mettiamo la forma circolare almeno. Terreno, terra. Non si può. Ah, perfetto, ecco qua. Andiamo più o meno a ricreare quella striscetta di erba là. No, non male. Allora qua attorno potrei mettere ma qua ci passa il macchinario. Teoricamente sì. Ok, ma diciamo che il grosso è stato fatto. Ma qua mo ci vuole calceviva. Calceviva, ok. Allora, vediamo un po'. Questo è solo fertilizzante e ci torna utile. E perfetto, poi ci serve. Ah, dobbiamo andare a recuperare ah, però prima di questo devo acquistare span di calcio 14 metri, 42 metri, c'è la miseria. Questo solo fertilizzante 45, 18 metri. Sì, direi di sì. Ok,
10.000, giusto? Sì, 10.000 litri. Ok, alla fine mi conviene prendere questo, perché poi sicuramente andrò ad acquistare in futuro un campo più grande, quindi mi tornerà utile in una fase successiva. Allora, 10.000, questo qua, 5. Perfetto. Abbiamo speso qualcosina, però poi avviata la produzione e soprattutto lavorando su con i contratti e sui contratti, poi avremo l'opportunità di poter recuperare un pochettino di investimenti qui. Potremo anche iniziare gradualmente a far crescere l'azienda. Bernstein. Anche autosterzante, ottimo. E che fa? Non prende? Perché fa così? Allora N, qui non dimmi che questo prende solo fertilizzante, che io ho speso 65.000 euro e niente. No dai, non ci credo. No, no, solo fertilizzante, non è possibile. No, che pacco. Ma fammi un attimo una cosa. Ma ho letto male io per caso? Fammi vedere. Sì, ho letto male io. Scia miseria. Ai ai ai. Ho letto male io. 65.000. Ho perso. Mamma mia, non l'ho nemmeno acquistata, ha perso quasi 9.000 euro di valore. Ah, mappa. Allora, questo fa 12-18. E vabbè, 10.000. Quanto arrivo? 14.000. Ruote larghe, ovviamente. Mettiamo questo qua. 14, quindi significa che devo acquistare altre. Come ho fatto la variata? Ah, 5, sì, sono 5, erano 10.000 litri, quindi devo acquistarne altre due. Ecco qua, poi devo acquistare pure 4.000 litri di fertilizzante. Adesso, ecco qua. A lavorare sul campo, ma questo poi lo faremo oggi pomeriggio. Calci via, poi ovviamente metteremo l'impianto di produzione di calci via, quindi gradualmente cercheremo di vincolarci dai prodotti chimici, quindi cercheremo di finalmente di creare la nostra azienda bio. La nostra azienda bio.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ed ecco qua, abbiamo fatto anche lo spot pubblicitario al nostro amico I Piani Gaming, che ha un'azienda agricola bio italiana al 100% che è situata in Umbria, e quindi possiamo dire che il vero bio lì è certificato. Ovviamente l'azienda loro non fanno uso di pesticidi né di additivi chimici, quindi i campi sono fertilizzati, concimati, ecco, e quindi diciamo che il famoso e decantato prodotto biologico italiano, ecco, I Piani è 100% prodotto bio di origine italiana. Per tutte le informazioni, ovviamente, c'è il sito www.ipianibio.it, dove potrete anche acquistare i prodotti dell'azienda I Piani. E quindi acquisterete un prodotto originale e genuino, super controllato ovviamente. Noi ci terminiamo questa calcificazione del campo, poi ci becchiamo più tardi dalle 15:30 in poi per continuare la nostra avventura qua, la nostra prima esperienza, diciamo, a livello industriale. Un'esperienza mai fatta, e quindi sarà nuova, e ovviamente avremo anche tanti amici in Lives, fra cui il mitico Ale Asso, meglio conosciuto come Lorenzo. Quindi vi aspetto, mi raccomando, non mancate a questo appuntamento. Per il momento, ovviamente, oggi porterò farming e non range simulator, perché siamo in attesa dell'aggiornamento di febbraio, quindi a fine di poter poi continuare a divertirci. Al momento abbiamo solo per questo periodo, insomma, temporaneamente sostituito Range Simulator con Farming Simulator 22. Ovviamente per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, la programmazione continua. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia durante questa diretta di stamattina, ma ringrazio particolarmente voi che seguite questo canale e che lo seguite soprattutto quando il canale trasmette le repliche.
questo video ovviamente sarà disponibile su YouTube venerdì alle 12. Adesso terminiamo il lavoro sul campo e poi vediamo se c'è qualche amico o amica streamer che è in live e come il nostro solito andiamo a fare il raid. E così li salutiamo. Quindi per noi l'appuntamento è per questo pomeriggio dalle 15:30, un'oretta e mezza, un paio d'ore, insomma, staremo insieme su questa nuova mappa e quindi inizieremo a cercare di espanderci gradualmente, perché come dice il mitico Macho King, se non spendi espandi, non ti espandi. Ok, allora vediamo un po' chi c'è in Lives. Allora, oh, ci sono Coviros e Morven. Allora vi chiedo la gentilezza di restare in live. E andiamo a salutare gli amici Coviros e Morven. E allora l'appuntamento, come appena detto, è per oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi. Io vi ringrazio e restate ancora nel canale voi che siete in Lives. Thank you so much, see you later here on this map on Farming Simulator 22. You can watch this video rerun here on Twitch. If you are watching this video rerun here on Twitch, thank you so much. You can find this video on YouTube on Wednesday. Thank you so much. Et là, merci beaucoup pour avoir regardé cette direct. Ici, sur Farming Simulator 22. Notre rendez-vous, c'est pour cet après-midi à 15h30. Toujours sur cette map là. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, la continuation de la programmation va continuer. Et pour vous que vous êtes en direct, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal. Merci beaucoup à tous, grazie mille a tutti, e stato buono, ciao!